Poracci, bentornati o benvenuti sul Poro TG. Anche oggi passeremo in rassegna alcune delle notizie e rumor più importanti degli ultimi giorni, tra cui spiccano i dati di vendita di Switch, le dichiarazioni di Nintendo a proposito della Switch Pro, un possibile leak riguardante Breath of the Wild 2, i primi restock di PS5 in Giappone e non solo. Come al solito, se vi piace rimanere informati sul mondo Nintendo e dei videogiochi, ricordatevi di supportare il canale lasciando un like e attivando la campanella delle notifiche. Seguitemi anche su tutti i social e se proprio vi sentite dei veri Poracci, potete sempre donarmi un caffè virtuale su Ko-fi. Iniziamo! Come al solito Nintendo ha rilasciato i dati di vendita relativi all'ultimo trimestre del 2020. I numeri fanno paura e, come ci si poteva aspettare, Nintendo Switch ha dominato il mercato, continuando con il trend positivo innescato dalla sua uscita. La console, infatti, sfiorando gli 80 milioni di unità vendute, ha superato le vendite totali del 3DS, ferma a 75 milioni, e presto si prenderà la testa del Game Boy Advance. Ma le previsioni parlano chiaro e a questo ritmo anche i 100 milioni della Wii sono un obiettivo facilmente raggiungibile nel prossimo anno. Ma analizziamo nel dettaglio alcuni dati. Solo la Lite ha venduto quanto la Wii U in totale, arrivando a sforare i 13 milioni di unità distribuite. Rispetto alla Wii, sono incredibili i risultati a livello software, che mostrano la buona salute della console. Se Mario Kart è ancora il software più venduto, ma probabilmente il sorpasso di Animal Crossing New Horizons è dietro l'angolo con i suoi 31 milioni, 9 titoli su 10 tra i più venduti hanno superato i 10 milioni di unità. Questo significa ottimi risultati per brand come quello di Pokémon, che nonostante le critiche ricevute per l'ottava generazione, non vedeva un successo di vendite del genere da decenni, ma anche Mario Party, con 13 milioni o i 9,82 milioni di Super Mario Bros. U Deluxe, un risultato stupefacente considerando che si tratta di un porting. Insomma, se i dati di vendita hardware e software di Nintendo Switch in assoluto fanno riflettere, è contestualizzandoli all'interno della storia recente di Nintendo che ci si rende conto di quanto siano straordinari. Quali sono secondo voi i record più impressionanti? Switch potrà avvicinarsi al podio delle console più vendute di sempre e mettere in crisi lo strapotere di PS2? Se si parla di Switch, impossibile non addentrarsi nel territorio della Pro, la tanto rumoreggiata revisione mid-gen che dovrebbe porsi al fianco della Lite e del modello base. Durante un botta e risposta con gli investitori, l'azienda di Kyoto si è sbilanciata su questo topic scottante, dando una risposta prevedibile, ma che vale la pena analizzare. Il giornalista di Bloomberg, Takashi Mochizuki, è andato dritto al punto e ha espressamente chiesto, senza giri di parole, se fosse previsto un nuovo modello della console per quest'anno. La risposta di Nintendo, come era ovvio aspettarsi, è stata la seguente: non abbiamo intenzione di fare alcun annuncio nell'immediato futuro, vista l'uscita imminente delle versioni a tema Mario e Monster Hunter. Ovviamente Nintendo non si tirerebbe mai la zappa sui piedi e annunciare ora una Pro significherebbe tagliare le potenziali vendite delle due edizioni limitate in uscita a febbraio e marzo. Ciò non toglie che la Pro non è esclusa a priori, ma solo nei piani immediati dell'azienda. Una risposta ben diversa da quanto affermato nel 2020, quando il portavoce rispose chiaramente che non c'era nessun piano di rilasciare un nuovo modello durante l'anno. Quindi per me il succo del discorso rimane sempre quello. Switch Pro è dietro l'angolo, se ne riparla però verso fine anno, magari in concomitanza con Breath of the Wild 2. Un argomento su cui torneremo fra poco, ma prima, Google continua a cambiare idea sul futuro della sua piattaforma di gaming in streaming, Stadia. Dopo un lancio incerto e un primo anno in cui il servizio ha faticato a prendere trazione, Phil Harrison ha annunciato l'ennesimo cambio di rotta del progetto. Riassumendo il contenuto del post, sostanzialmente Google avrebbe deciso di reindirizzare i suoi investimenti sul supporto ai prodotti di terze parti, piuttosto che stanziare fondi per titoli first party. Il successo di Cyberpunk su Stadia parla chiaro, ed è così che Phil Harrison ha annunciato la chiusura di ben due studi di sviluppo, concentrati sulla produzione di titoli in esclusivi per Stadia, che vedevano coinvolti circa 150 impiegati. Ad abbandonare il progetto c'è anche Jade Raymond, una delle figure di spicco associate al nome di Stadia e che molti ricorderanno per essere stata un nome chiave di Ubisoft durante il lancio dei primi Assassin's Creed. Quale sarà il futuro di Stadia?
Senza esclusive e reali incentivi per passare al non proprio economico servizio di Google, il progetto sembra sempre più arenarsi e non mi sorprenderebbe vederne la definitiva chiusura fra un paio d'anni al massimo. Possibile che un colosso come Google abbia interpretato con tanta superficialità un mercato estremamente complesso? Prima di passare ai giochi, torniamo a parlare di PS5. La console di Sony continua ad essere uno degli oggetti più desiderati del 2021 e i dati di vendita, tutt'altro che entusiasmanti, non devono trarre in inganno. Il suo essere sold out ovunque è solo un freno enorme che ne sta impedendo la diffusione. Queste immagini provenienti dal Giappone parlano chiaro e mostrano una folla creatasi per accaparrarsi le poche unità tornate disponibili presso Yodobashi Camera, un negozio di Akihabara, noto quartiere di Tokyo. Nonostante l'ordine e la disciplina per cui sono conosciuti i giapponesi e le severe limitazioni imposte dalla pandemia, è stato necessario l'intervento della polizia per ristabilire l'ordine. Infatti, con una scelta lontana dalle consuete politiche del negozio, Yodobashi Camera ha messo a disposizione le PS5, servendo i clienti in ordine di arrivo, generando così non poca agitazione tra i tanti che si erano ammassati fuori dal negozio. Poracci, secondo voi, quando potremo vedere anche in Italia le PS5 fisicamente nei negozi? E soprattutto, dobbiamo aspettarci scene del genere? Tornando a parlare di giochi, attenzione, perché un presunto leak avrebbe anticipato la finestra di lancio di Breath of the Wild 2. E anche se per me si tratta di un probabile fake, la notizia merita comunque di essere passata in rassegna. Come fa notare Ezreal su Twitter, il rivenditore austriaco GameWare avrebbe messo in listino due giochi piuttosto attesi per la lineup 2021 di Nintendo Switch. Shin Megami Tensei risulta preordinabile con una finestra di lancio prevista per maggio 2021, mentre Breath of the Wild 2 per il secondo quarto del 2021. Trovarsi il seguito di Breath of the Wild tra marzo e giugno sembra uno scenario alquanto improbabile, un po' perché non ci sarebbe spazio per promuovere a dovere una produzione di questo calibro e un po' perché andrebbe a cozzare con l'ipotetico scenario di un titolo pensato per massimizzare le vendite del periodo natalizio ed accompagnare l'uscita della Switch Pro. C'è da notare però che il sito ha uno storico di leak corretti, avendo anticipato sia Devil May Cry 5 che Need for Speed Heat, ma anche dei fail clamorosi come GTA 6 previsto per il 2020. E poi quella cover è chiaramente una fan art. Secondo voi, poracci, Breath of the Wild 2 è dietro l'angolo? E per chiudere torniamo a parlare di uno degli altri grandi miraggi su Nintendo Switch, ovvero Bayonetta 3. Dopo il teaser trailer mostrato nel 2017 del progetto se ne sono perse completamente le tracce e ancora una volta ci ha pensato Hideki Kamiya a gettare ulteriore confusione sullo stato dello sviluppo. Intervistato da Video Games Chronicles, il game designer di Platinum Games ha eluso la domanda riguardante Bayonetta con una risposta in pieno stile Kamiya. Il director infatti non ha né smentito né confermato la possibilità di vedere update riguardanti Bayonetta nel corso del 2021, ma ha invitato alla calma tutto il suo pubblico, visto che siamo solo a inizio anno. Anzi, ha proprio esortato gli utenti a dimenticarsi completamente di Bayonetta, in modo da rimanere totalmente sorpresi una volta che arriveranno maggiori informazioni sul progetto. Cosa significa? Difficile saperlo, ma dopo due anni di relativo silenzio da parte della software house nipponica, mi aspetto che qualcosa si muova definitivamente per quanto riguarda le avventure della strega di Umbra. Poracci, prima di chiudere vi segnalo che è stata rilasciata una patch next gen per God of War, che consente di far girare l'impressionante titolo di Sony Santa Monica in 4K e 60 fps. Il gioco è disponibile all'interno della PlayStation Plus Collection e se siete tra i pochi che ancora non hanno provato il reboot delle avventure di Kratos, beh, questo è il momento giusto per farlo. E queste erano tutte le notizie del Poro TG. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate e come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se questo genere di video vi piace e a seguirmi su tutti i social se volete diventare dei veri poracci. Vi ringrazio per tutti i caffè virtuali e per essere arrivati fino in fondo a questo video. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Io sono il Poro TG, Michele Entana, ciao!